Hai qualche rito scaramantico prima delle partite? Io penso che qualcuno mi guarda prima una partita, vede sempre lo stesso. Mi sento bene farlo perché non dimentico a mettere i pattini o qualcosa così. Qual è il tuo numero di maglia e perché l'hai scelto? Io ho sempre avuto 17 come piccolo. Quando sono arrivato nella prima squadra a Zugo c'era Gianmarco Cramri, allora non potevo. Allora sono andato su 87. Pensato di andare indietro quando sono andato a Davos, però c'era ancora Gianmarco Cramri e poi lì sono stato così lungo che l'ho tenuto adesso. Chi era il tuo idolo? C'era un giocatore, si chiamava Wes Waltz a Zugo in questo tempo, e lui idolo era un po' lontano, no? Però è quel giocatore che mi è piaciuto tantissimo. Sì. Qual è il momento più bello della tua carriera? Ma sicuramente i titoli erano molto belli, però anche questa ultima partita l'anno scorso mi è in mente perché era veramente particolare l'atmosfera. Nel tempo libero cosa ti piace fare? Al momento direi soprattutto c'è la famiglia che possiamo spendere tanto tempo anche con il piccolo. Mi piace anche rilassare ogni tanto, solo guardare un po' un film, qualcosa così. Qual è il tuo piatto preferito? Tutto quello con cioccolato. Chi è il tuo compagno di squadra più forte? Sai, io ho guardato l'Inti ieri questa intervista e non dico lui perché non è anche vero. Magari il Fisci, magari il Fisci. Chi è il più intelligente? Ancora una volta non Inti. Il più intelligente. Magari Lisa. Chi passa più tempo davanti allo specchio? Sicuramente non io, sicuramente non io. Non so cosa ha detto l'Inti. Qual è meglio, la curva nord o la curva sud? Ma la nostra curva.